23 al 26 ottobre a Milano si è tenuta Meccatronica, la mostra delle tecnologie per la produzione industriale. Robot, automazioni, sistema di visione e controllo, capace di ottimizzare il processo produttivo. Protagonista della mostra, 180 imprese. Andiamo a scoprire la fabbrica del futuro. Noi come azienda ci occupiamo principalmente di macchine e impianti per assemblaggio. Realizziamo impianti di medio-grandi dimensioni concentrate soprattutto in tre aree applicative, direi in grosso modo il 30% nel settore gas e energia, 50% nel settore automotive e un 20% nel settore meccanica in generale. Primo giorno, quindi sostanzialmente è un po' difficile fare delle valutazioni complessive, però la mattinata è andata molto bene, il che lascia ben sperare per i prossimi giorni. Tendenzialmente i giorni migliori sono quelli verso la fine della settimana, però già questa prima mattinata è stata veramente molto intensa, abbiamo avuto dei contatti interessanti, quindi speriamo che nei prossimi giorni la sensazione positiva si possa anche consolidare. Nella fiera presentiamo una tipologia di macchina che è abbastanza diversa dal nostro standard normale, quindi sono impianti di medio-grandi dimensioni totalmente automatici. In questo caso presentiamo una macchina che invece è completamente manuale e segue i canoni della Lean Production, quindi è una tipologia di produzione che vorremmo provare a spingere sul mercato italiano, perché i volumi produttivi si sono ridotti drasticamente, la necessità di adattare i lotti di produzione alle ridotte capacità produttive delle aziende richiede una tipologia probabilmente di macchina diversa da quella alta capacità produttiva che normalmente forniamo sul mercato. Quindi questo è un esempio di macchina rapidamente riadattabile e che comunque prevede la presenza degli operatori.